Siamo con Antonella Aprile, organizzatrice di questo bell'evento. È già il secondo anno, Antonella? Sì, è il secondo anno per la Aton Augusta, ma in realtà in passato un'altra società, la Zefiro Nuoto di Augusta, mi aveva già dato l'esempio e modo di capire come funzionava tutto questo. Com'è andata quest'anno? È andata abbastanza bene, perché al di là del lato tecnico e dei risultati e di chi sia arrivato primo, secondo, terzo, tanto sono arrivati tutti in buone condizioni, felici di come è andata la gara e poi soprattutto ho visto bellissime cose fuori e dentro l'acqua, perché questo è sport al di là veramente di ogni forma di risultato, secondo noi e secondo me. Cosa possiamo fare per migliorarci? Per migliorarci credo che le cose più importanti siano tre, pensando così all'improvviso. Uno, permettere a questi ragazzi di potersi allenare, perché nuotando e permettendo ogni loro bracciata di essere delle migliori possono continuare a fare questo e possono continuare ad essere ricchezza per noi, per lo sport siciliano e tutto, e soprattutto anche per coloro i quali credono veramente in quello che sono i valori dello sport, dell'amicizia e dell'amore per la propria terra e il proprio mare. Un'altra cosa bellissima che potrebbe essere fatta sarebbe quella di continuare a sostenere tutto questo, ed è questo un grande invito che ho l'opportunità di rivolgere a quanti ci hanno supportato oggi, amici, genitori, organizzatori, a questo luogo fantastico che è stata una bellissima location e ovviamente a chi ci ha ospitato, che con tantissima umiltà e tantissima volontà e con tutte le possibilità del mondo ci ha aiutato veramente ad essere qui oggi ad accogliere i nostri amici, e quindi l'ammiraglio Camerini, lo ringrazio. Complimenti e complimenti. Grazie a voi tutti.